Benvenuto al TG8, a Luca Gregorio, prima voce di Eurosport del ciclismo, per commentare un po' questo nuovo calendario e guardare in chiave abruzzese a quelli che poi potrebbero essere gli obiettivi di Dario Cataldo e Giulio Ciccone. Ciao Luca, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Enrico, grazie a voi. Allora Luca, dal 1 agosto fino a novembre tutto il ciclismo bello concentrato, eh? Sì, questa era un po' la notizia che ci aspettavamo, ci auguravamo, perché voglio dire, dalla Francia ad esempio ci avevano detto che potevano sospendere gli eventi addirittura fino a fine agosto, invece poi hanno fatto marcia indietro. Secondo me non dobbiamo cantare vittoria troppo presto, però sicuramente abbiamo tutte queste date che sono state una boccata d'ossigeno per i corridori, anche per noi che dovremmo commentare naturalmente, e ci aspettano 3 mesi e mezzo di grandissimo ciclismo, con qualche sovrapposizione così che ha fatto storcere il naso a qualcuno qua e là, ma era assolutamente inevitabile. E poi ci sarà lo stravolgimento a livello così proprio di calendario, perché vedere una Milano-Sanremo l'8 di agosto, magari una giornata ipercalda con 300 km, farà sicuramente effetto. Ecco, allora andiamo proprio al cuore del problema, Luca. Il Giro d'Italia dal 3 al 25 ottobre in contemporanea, soprattutto l'ultimo giorno, la Vuelta, la Parigi-Roubaix, ma soprattutto durante il Giro la Liegi e il Giro delle Fiandre. Sì, 3-25 ottobre, il che significa saltare da un punto di vista così anche della visibilità, la Liegi che è il 4, poi ci sarà l'Amstel Gold Race il 10, la Gand-Wevelgem l'11, il Fiandre il 18 e appunto la Roubaix il 25. Allora, io in realtà sono abbastanza così rimasto un po' perplesso dalle polemiche che sono nate. La premessa è: dispiace a tutti. Ma l'altra premessa è il Tour de France, che piaccia o no, volenti o nolenti, resta il fulcro del calendario ciclistico, perché rappresenta il 60% circa della vetrina per le squadre World Tour e anche per gli sponsor. Quindi è ovvio che abbia la prevalenza su tutto il resto. Questo è il mio punto di vista. Già è tanto che il Giro abbia salvaguardato le 21 tappe rispetto magari alle 18 accorciate della Vuelta. Si poteva forse fare qualcosa di meglio, però lasciamo fuori almeno la Sanremo e il Giro di Lombardia. Le altre tre, la domanda che posso fare anche a chi critica, ho capito, ma Liegi, Fiandre e Roubaix le avreste fatte correre quando? A novembre dopo la Vuelta o in contemporanea con la Vuelta la prima settimana? Non lo so, cioè lassù comunque le temperature rischiano di essere veramente rigide. Quindi cerchiamo di essere soddisfatti da questa situazione, perché abbiamo salvato il maggior numero di gare possibile. In chiave abruzzese, Giulio Ciccone, che è intervenuto in diretta con noi qualche giorno fa, ha detto: io ho sempre il sogno della maglia rosa, appunto al Giro d'Italia, però io il mio calendario è quello di Vincenzo Nibali. Giulio Ciccone e Vincenzo Nibali potrebbero essere le stelle di questa corsa rosa. In chiave abruzzese a noi farebbe piacere. Assolutamente, se venissero rispettate quelle che erano le decisioni in qualche modo dell'inverno, e quindi che Nibali avrebbe partecipato al Giro d'Italia, così come Sagan, così come Evenepoel, che al momento è l'unica certezza vera e propria, allora vedremo anche Giulio Ciccone, che credo debba aspettare un attimo per il sogno maglia rosa, perché fino a che farà il gregario anche di lusso per Vincenzo, dovrà sempre mettere prima le ambizioni del siciliano e poi pensare a se stesso, anche rispetto magari al fantastico 2019 dell'anno scorso, quando incantò e portò a casa la maglia azzurra. Però Giulio è sicuramente l'uomo più futuribile, perché per il post Nibali direi che lui ha tutte le carte in regola per fare la differenza nei grandi giri a tappe e indossare il simbolo del primato. Guardare al Giro è ancora un po' troppo presto, Luca, però secondo te a questo punto quanti campioni potrebbero dire: sai, tra Tour de France, grandi classiche, Vuelta, non fare il Giro potrebbe permettere di ampliare un po' il resto degli obiettivi? C'è il rischio di pochi corridori big al Giro? Sì, assolutamente, io ne sono quasi certo, un po' perché già è così in situazione normale, nel senso che il parterre del Tour de France è comunque di più alto livello, non solo per chi combatte per la classifica generale, ma anche per gli specialisti diciamo degli sprinter, ma anche di quelli che vanno a caccia di tappe nella singola giornata. E questa collocazione nel calendario ovviamente lo penalizza. Questo perché? Perché anche quei corridori da giri a tappe che in genere ne vogliono fare due, quest'anno per forza al massimo possono fare Tour e Vuelta per gli incastri del calendario. E quindi il Giro rimane isolato. Dicevo, ci sarà Evenepoel, che già vale parecchio il prezzo del biglietto. Se venissero anche Carapaz, credo che al 99,9% ci sarà, quindi il vincitore in carica, e sarà un bel vedere. E poi, ripeto, le altre due attrattive sarebbero Sagan e l'accoppiata
Nibali e Ciccone. Però gli altri, ad esempio uno come Bardet che doveva venire al Giro, invece ha già fatto sapere che farà il Tour de France dopo il cambio di calendario. Non so quanti altri che possono puntare alla classifica generale vedremo, però magari ci saranno più italiani, ci sarà qualche sorpresa in più e credo che lo spettacolo e il divertimento non mancheranno. L'ultima, Luca, in chiave abruzzese, perché noi qui siamo messi bene, eh? Marta Bastianelli pochi giorni fa, sempre in diretta al TG8, ha detto: sogno un bis alla Fiandre, ma mi piace molto la Liegi e le Olimpiadi 2021. Dario l'anno scorso, e per Dario intendo Cataldo, ha fatto quella grande impresa a Como, e di Giulio abbiamo parlato. Che dici? Beh, guarda, Marta è veramente una certezza. Tra l'altro tutta la sua parabola, insomma, la carriera è meravigliosa, la capacità di vincere anche a 12-13 anni di distanza, di aver superato brillantemente la maternità, nel senso che è ritornata quasi più forte di prima. Quindi credo che fino alle Olimpiadi del prossimo anno la vedremo ancora sul pezzo, perché è una meticolosa, con grande voglia, con grande fame ancora, e quindi faccio assolutamente il tifo per lei. Per Dario invece è chiaro che il ruolo è diverso, no? Rispetto anche a quello di Ciccone, rispetto a quello di Marta. L'anno scorso si è tolto una bellissima soddisfazione personale, lui però è un altro di quegli uomini che penso un po' tutte le squadre del World Tour vorrebbero avere nel proprio roster, se mi passi un termine cestistico, perché è uno affidabile, che garantisce quantità, solidità, continuità e qualità, quindi è un uomo squadra. Luca, io ti ringrazio, come dire, ti aspettiamo, speriamo di vederci presto sulle strade del ciclismo, di sicuro dal 1 agosto, virus permettendo, si torna a commentare lo sport che a noi piace tanto. Assolutamente, incrociamo le dita. Grazie a Luca Gregorio.